Ragazzi, buongiorno e benvenuti su questo nuovo video. Oggi me ne andrò a Torino con... A caso! Con un giapponese a caso! Andremo a mangiare in un ristorante di ramen che si chiama Akira. E vedremo come sarà. Andiamo anche sulla mole, poi andremo in un museo. Quindi spero che vi divertirete in questo vlog. Stiamo per andare a provare il ramen italiano con Sabrina e Andrea del Giappone a quattro mani. Eccolo qua, questo famoso ristorante chiamato Akira. Costa sui 13 euro, quindi un po'. Il curry don, che però non è un don, perché scusa, per essere un don dovrebbe essere il riso sotto. Comunque c'è anche il dorayaki. Il dorayaki sapete che è il dolce preferito di Doraemon. Sei affamato? Ci diamo dentro. Ecco qua, il mio amico giapponese a caso sta mangiando il ramen. Fa il rumore tipico dei giapponesi, Ha detto che sa proprio di ramen vero. È arrivato anche il mio chashu don, l'insalata con le patate. E Sabrina invece si è presa quello vegetariano. Ti dicevo che il sugo non so perché mi dà l'idea di funghi. Questo però non c'è in Giappone. Immaginavo, però è buono perché è delicato. Come si dice in Liguria, non si può shushare shubi. Ragazzi, assaggiamo la potato salad, ovvero il mio piatto preferito giapponese, che poi tanto giapponese originale non è, cioè non è che la potato salad è un tipico piatto, però in Giappone la mangiamo sempre e mi manca tantissimo in Italia. È buonissima, gente. Ragazzi, che bello, c'ho una nuova fanpage, la bocca di Seba. Può fare il gemellaggio con la mano di Seba. O l'herpes di Seba, anche bello. Buono? Gozo sama desu. Momenti di grande cultura sul canale. Adesso facciamo un bel giro a Torino. Sei impantanato nell'erba. Beh, un giro a Torino l'hai fatto. Tanoshi! È bellissimo. È velocissimo, ragazzi. Guardate che bello che sarebbe questo palazzo se non fosse chiuso. Grazie Sabrina, grazie Sabrina. Che bello, c'è uno scoiattolino carino, carino, carino. Ti va di cangiare? Troppo carino. Adesso il nostro giapponese assaggia il bicerin. Buono. Guardate che bella vista. Stiamo per vedere l'ombra di un giapponese. Oh, l'ombra di Seba. Che spiriti. Ragazzi, premiamo il bottone. E che cosa succede? È una magia. Bello! Oh, che figata! Non è Andrea Secco. C'è anche Hanabi, è il film di Kitano Takeshi. Prendete i libri, li aprite, li sfogliate così. Sembri Midna. Devi far finta di essere nel film. Sei nel cielo.
Sembra che... Cosa succede? Cosa succede? Vabbè, molto bello, è stato tutto molto emozionante. Grazie. Com'era? It was good. Was it very Japanese style? I think it was Japanese style. What was the difference compared to other ramen you have tried that didn't have this taste? The fake ramen? Yeah. Doesn't have dashi. Dashi? Tonkotsu wa buta no hone de, tatoeba 2日 toka 3日 kan nite, soup toru. Ano ramen kikko ironna yasai toka sakana toka de soup totte, sore ga base ninatte mono dakara, ano it's fake ramen no yatsu wa honto shoyu to ano oyu toka. Ah, ok, perché lui mi ha detto che praticamente quello che lui considera il ramen autentico è quello in cui praticamente mettono un sacco di verdure nel brodo, poi c'è dentro anche il tonkotsu che sarebbe l'osso del maiale, con dentro la carne lo lasciano nel brodo per un paio di giorni, così assorbe tutto il sapore della carne e poi aggiungono un po' di miso o un po' di salsa di soia per fare la zuppa, mentre in quello fake tutto il sapore viene dato solamente dalle salse, quindi non c'è questo processo di lavorazione. E questo ristorante di Torino com'era? Very authentic. Va bene, noi comunque in realtà oggi siamo andati a mangiarci del sushi, quindi adesso vi lasceremo anche il vlog di noi che andiamo a mangiare sushi. E in ogni caso, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se avete dei ristoranti che volete che noi andiamo a fare una recensione scrivetecelo nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Un salutone, ciao! Ciao! Che il giapponese a caso è andato a tagliarsi i capelli da Joe, che è questo parrucchiere giapponese che c'è qui a Milano. Ciao. Ciao. Di dove sei? Io sono di Tokyo. Tokyo, Tokyo? No, no, vicino Tokyo, vicino Tokyo. Yokohama? No, Saitama. Ah, ok. Però lavoravo a Tokyo. Su questo ramen, che dire, il mio vegetariano era molto buono, non so dire quanto originale perché in Giappone non ho mai provato un ramen vegetariano, quindi ma mi sembrava comunque di ottima qualità e molto buono, soprattutto buonissima la potato salad, incredibile, uguale a quella che mangiavo in Giappone e di quelle più buone. Vero, confermo, ricordavo proprio quella originale, gusto ottimo. Per quanto riguarda il mio ramen, invece che era un ramen classico, gusto originale, dai di funghi. Quindi, se vi piace il ramen bello ciccioso, esatto, andate. È questo giusto. Esatto. Non è vero. Un po' ketchup.